In questo episodio di Calisthenics in pillole andremo a vedere i 90 di grip push-up coi piedi appoggiati al muro. Questi rappresentano un esercizio di media difficoltà, ideali per chi è già forte con i piegamenti in verticale al muro e vuole qualcosa di più. Si tratta comunque di un movimento abbastanza scomodo. Andiamo a vedere come si esegue. Ci andiamo a posizionare pancia contro il muro. Le mani devono essere distanti dal muro circa 60-70 cm, una distanza tale che ci permetta, quando ci sbilanciamo in avanti, di arrivare con le mani ad altezza dei fianchi. Dalla posizione di partenza ci facciamo scivolare giù coi piedi, andando prima verso il basso e poi sbilanciandoci in avanti, come già detto, arrivando con le anche a livello delle mani. Dopodiché invertiamo il movimento. Ovviamente invertendo il movimento dobbiamo cercare di fare lo stesso movimento che abbiamo fatto durante la fase negativa, durante la discesa. Errori classici sono quelli di spanciare completamente durante la salita, finire il piegamento e poi salire su coi piedi. Invece le due cose devono avvenire in contemporanea. Mano a mano che saliamo con le mani dobbiamo riacquistare la verticalità dalla partenza. Questo esercizio si può eseguire sia a terra sia sulle parallele, in quanto le parallele non incrementano la difficoltà come invece avviene per i piegamenti in verticali, perché comunque arriveremo sul piano orizzontale, sia che sotto abbiamo il pavimento, sia che abbiamo le parallele con uno spazio indefinito. Consiglio questo esercizio a chi già mastica diversi piegamenti in verticale, almeno una decina, e qualcuno sulle parallele.